a pensare a due volte tu per tu con testa, una volta il giovanissimo Vacri, un'altra volta Longobardi, quelle occasioni non si possono regalare, assolutamente non si possono regalare, perché non ci possiamo permettere questo lusso. Noi siamo una squadra che deve salvarsi e dobbiamo sfruttare la minima occasione, dobbiamo sfruttare le migliori del mondo. Quindi parlerò con i ragazzi perché è inammissibile una cosa del genere. Ancora con tanta delusione per una partita che sembrava si potesse mettere finalmente a nostro vantaggio dopo una prima parte del primo tempo, diciamo i primi 20 minuti, dove l'Aquila ci ha messo sotto, ma poi è venuta fuori la Versa Normanna già dalla fine del primo tempo e in tutta la ripresa. Poi che cosa è successo? Successo che su una palla poteva essere gestita meglio, insomma abbiamo preso questa in uscita, abbiamo preso una ripartenza, c'è stato anche un errore di posizione, un errore di valutazione, alla fine abbiamo preso, però voglio dire, per il numero di occasioni create a noi manca sicuramente qualcosa. Loro nel primo tempo, nei primi 20 minuti, hanno avuto occasioni, sì, ma molte su calci da fermo, su calci d'angolo, un paio di vista lontano, ma non le occasioni nitide che magari abbiamo avuto noi nel secondo tempo. Alla fine dobbiamo ripartire, dobbiamo andare avanti, mercoledì ci aspetta un'altra partita, facciamo anche i conti con un paio di infortuni, quindi bisogna guardare avanti e affrontare questa partita di mercoledì nel migliore dei modi. Si è visto Gatto, credo che sia la seconda partita, questo, dopo uno scampolo che abbia fatto in Coppa Italia, una gran bella partita al centro del campo, ha impostato la manovra, è andato bene in fase di interdizione, veramente una nota positiva sicuramente. Purtroppo il ragazzo è stato un po' sfortunato perché ha avuto vari problemi, vari infortuni. Io ho fiducia in lui e sicuramente ci darà una grossa mano. Sta riprendendo piano piano la forma, oggi è riuscito anche a fare tutti i 90 minuti sacrificandosi, magari non è al top della condizione, però ha fatto una buona canzone. Una beffa sicuramente questa partita, ma speriamo non sia una beffa anche i due infortuni di Marzocchi e Vecchioni che hanno lasciato il campo. Quali sono le loro condizioni, se già sono? Valuteremo domani con staff medico, sicuramente infortuni muscolari, ma adesso è presto per fare revisione, domani vediamo. Come dicevi, mercoledì si rigioca, io ho visto una squadra veramente a fine della gara provata nel morale per questa battuta di arresto assolutamente immeritata, quindi speriamo che i ragazzi, là dovrai lavorare tu, i ragazzi riescano a riprendersi subito e quindi mercoledì avere questa reazione, insomma, importante. La reazione sicuramente sotto l'aspetto mentale, sicuramente anche sotto l'aspetto fisico, perché non è facile giocare ogni tre giorni, soprattutto poi contro una squadra, il Fano, che è una buona squadra attrezzata per fare un buon campionato, non la posizione classifica, credo che sia una posizione bugiarda, perché conoscendo i giocatori è una squadra organizzata per fare sicuramente un buon campionato. Bisogna ripartire nel modo giusto, noi già da domani dobbiamo ricaricarci perché mercoledì ci aspetta un'altra battaglia. Note positive anche da Griego, il giocatore ha detto bene tutta la partita, dando una grossa mano anche, ho visto, dopo che praticamente è uscito Marzocchi, ad una grossa mano a centrocampo, insomma un giocatore che sicuramente mentalmente è già dentro a questa squadra. Sì, Capellano è un giocatore importantissimo per questa squadra, piano piano sta crescendo anche la condizione sua, insomma è un giocatore che ci dà uno spessore tecnico importante, quindi ci servirà tantissimo in questo momento. Grazie.